Come fare a combattere l'epidemia? Conoscendola meglio. È iniziata l'indagine sierologica che darà risposte più precise sul nuovo coronavirus. Se fai parte del campione selezionato dall'Istat, sarai contattato dalla Croce Rossa Italiana. Basta un semplice prelievo di sangue per verificare se hai sviluppato gli anticorpi e fornire a medici e ricercatori nuove informazioni sull'epidemia per sconfiggerla prima. Italia, insieme, possiamo. Un pregiudicato 57enne, Mario Pace, originario di Bisaquino ma residente a Marsala, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di stupefacente. L'uomo, che stava ancora scontando una precedente condanna agli arresti domiciliari, è stato trovato nella propria abitazione con 73 dosi di cocaina e un involucro con altri 150 grammi di cocaina, nascosti in due contenitori per alimenti. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire anche diverso materiale utile al confezionamento delle dosi ed un bilancino digitale, oltre ad appunti vari in cui annotava i nomi di clienti e le cifre da questi pagati per l'acquisto della droga. Scattate le manette, dopo le formalità di rito, Pace è stato tradotto presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani a disposizione dell'autorità giudiziaria. In seguito all'udienza di convalida, il giudice del Tribunale di Marsala ha convalidato l'arresto, disponendo per l'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ma trovato stato in carcere perché in seguito all'arresto il magistrato di sorveglianza ha sospeso il beneficio della detenzione domiciliare. Notte tra sabato e domenica scorsa, gli uomini della Guardia Costiera di Marsala, sotto il coordinamento del compartimento marittimo di Trapani, nell'ambito di un'operazione di contrasto alla pesca di frodo, hanno intercettato un'imbarcazione intenta a sbarcare un ingente quantitativo di tonno rosso a Sappusi, lungo il litorale del comune di Marsala. Nel corso dell'operazione, a bordo dell'unità nautica, sono stati trovati 15 esemplari di grosse dimensioni di tonno rosso per circa 1850 kg. Il tonno, interamente sequestrato, è stato devoluto in beneficenza, dopo che il medico veterinario dell'ASP di Trapani ne ha accertato la commestibilità. Al pescatore di frodo, invece, è stata elevata una sanzione amministrativa fino a 50.000 euro per la pesca di esemplari di specie ittica protetta. Messi a soppato i locali comunali della via Opera Pastore di Alcamo, un immobile di 3 piani dove ci sono gli uffici dell'ambiente, turismo e spettacolo. La scoperta dell'episodio è stata fatta questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per verificare i danni. Sembrerebbe comunque che non sia stato sottratto nulla. Un gesto deplorevole, commenta il sindaco Domenico Surdi, che colpisce l'ente pubblico locale. Auspichiamo che la giustizia faccia il suo corso e che possa farsi chiarezza nel più breve tempo possibile. Proseguono a Marsala i lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria. Ancora interessate sono le strade statali degli appositi versanti del territorio comunale. In particolare sulla via Mazzara l'impresa ha ripreso i lavori all'altezza di via Pipitone per collocare circa 200 metri di nuova tubazione fino alla vicina scuola materna, per poi proseguire sulla stessa via Pipitone. La stessa impresa poi interverrà a proprie spese anche per eliminare l'avvallamento verificatosi sulla statale dopo il ripristino dell'asfalto. Lavori in corso anche sulla strada statale 115 Marsala Trapani all'altezza di via Trieste, sempre per la rete fognaria. Nei giorni scorsi Renato Curcio, coordinatore comunale di Marsala di Diventerà Bellissima, e Giacomo Manzo, consigliere dello stesso movimento con delega all'agricoltura, hanno ufficializzato le proprie dimissioni. Nella nota con cui hanno comunicato la decisione, Curcio e Manzo hanno motivato la scelta evidenziando come a Marsala fossero state disattese le linee programmatiche del presidente Musumeci. Per capire meglio cosa è accaduto abbiamo ascoltato la voce di Renato Curcio, che fino a poco tempo fa ricopriva il ruolo di coordinatore comunale del movimento del presidente. È abbastanza semplice.
i circoli, i partiti politici, i movimenti civici si fondano sulle decisioni principalmente e di solito delle assemblee dei soci. Le mie dimissioni derivano da una sequenza di fatti. Il primo step importante è un'assemblea che diventerà bellissima tenuta a fine di gennaio, durante la quale era stata posta all'attenzione dei partecipanti l'eventuale appoggio alla candidatura di Giulio Adamo. Candidatura che è stata approvata all'unanimità. Dopo circa un mese, agli inizi fine febbraio, inizi di marzo, qualche giorno dopo, qualche settimana dopo l'annuncio di Massimo Grillo che confermava la sua candidatura a sindaco, c'è stata un'ulteriore assemblea che è stata chiamata a decidere se appoggiare questa candidatura e naturalmente diciamo lasciando quella che era stata e superando quella che era stata l'investitura della medesima assemblea a Giulio Adamo. Nell'atto in cui ciò avviene, io personalmente non posso restare consigliere, non posso restare diciamo come coordinatore comunale di un movimento civico che si smentisce nel giro di un mese, ma soprattutto si rivolge ad una candidatura che certamente non è di centrodestra. Procede il piano di manutenzione con operazioni di pulizia e di scerbatura straordinaria su tutto il territorio di Mazara del Vallo. Già dalla scorsa settimana, sul lungomare Giuseppe Mazzini, gli operai dei cantieri di servizio stanno svolgendo interventi di pulizia e di rimozione dei rifiuti per restituire il decoro all'intera area. Mentre in prossimità del litorale Boccarena, gli operai hanno provveduto a rimuovere i canneti che ostacolavano la visibilità agli automobilisti, al fine di garantire agli stessi la sicurezza stradale. Anche il quartiere Tasmazzaro è interessato dagli interventi di pulizia straordinaria. La scorsa settimana, all'interno di alcune scuole dell'infanzia di Trapani, nelle piazze delle frazioni di Merausa, Palma, Rilievo, Guarrato e Salina Grande, sono stati ultimati i lavori e l'installazione dei giochi inclusivi. I giochi sono stati posti su una soletta in calcio astuzzo completata con una pedana antitrauma, sulle quali sono stati collocati scivoli, altalene con due sedute, con seggiolini per bimbi più piccoli creati appositamente per disabili e diversi giochi a molla. L'intervento è stato effettuato dalla ditta Italscavi SRL, aggiudicataria dei lavori, e tutte le attrezzature sono state realizzate nel rispetto della normativa di sicurezza. Le nuove attrezzature già collocate sono certificate e collaudate e possono quindi già essere utilizzate dai bambini. Si arricchisce di una nuova interprete l'organico della Sigillo Marsala 2020-21, che dovrà duellare nei palazzetti di Serie A per il quarto anno di fila. Trovato l'accordo infatti per l'appoggio in azzurro della palleggiatrice Sara Colombano. Alta 1,78 m, la pallavolista Rica Fasse farà così coppia fissa con la pari ruolo ed esperta Ilaria De Michelis, torinese pure lei, ma di Carmagnola. Classe 2000, rispetto all'età bassa, può fare vanto di un importante curriculum con due promozioni alle spalle, a Chieri e a Gossolengo. A Marsala ritrova la Serie A2, categoria in cui esordini anche maggiorenne con la maglia di Chieri, avendo l'opportunità di sostituire per qualche apparizione di campionato la compagna Sara De Lellis. Nella stagione agonistica 2017-2018 e al culmine della quale, sotto la guida di Coce Secche, arrivò alla promozione in A1. Di scuola Iamamei, Busto Stizio, non tutti sono a conoscenza che nella militanza in biancorosso la giovane piemontese è stata compagna di squadra della formazione di B2 e Under 18 anche
prese per un solo anno dell'altra azzurra Sara Caruso nella stagione agonistica 2016-2017. Nella stagione appena conclusasi ha fatto parte della Busa Food Lab Gossolengo a Piacenza, formazione di B2 con la quale è stata promossa in B1. Con il nostro aggiornamento meteo vediamo insieme le previsioni aprendo con la nostra carta sinottica, la carta sinottica delle precipitazioni e del vento associato, ancora un po' di vento sulla fascia adriatica. Possiamo notare anche degli acquazzoni previsti sui nostri rilievi, in particolare su Alpi e Prealpi nelle ore centrali della giornata. Poi un peggioramento importante da mercoledì fino a venerdì su gran parte dell'Italia. E dunque entriamo subito nel dettaglio per capire bene quello che succederà. Un martedì 2 giugno, festa della Repubblica, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche acquazzone su Alpi, Prealpi, Appennino, localmente anche sull'Emilia. Per quanto riguarda il mercoledì, discreto al mattino con qualche addensamento in più sulla fascia adriatica. Nel pomeriggio però arriva una perturbazione, porta degli acquazzoni su Alpi e Appennino, localmente però in serata anche su gran parte della pianura padana. Giovedì la perturbazione più intensa. Nel corso della giornata dal settore atlantico, nord atlantico, arriva un fronte perturbato che porta acquazzoni temporali diffusi ed intensi sul nord, ma anche sulla Toscana e sul nord dell'Umbria e delle Marche. Questo è il quadro dunque del centro-nord, ci spostiamo a vedere insieme quello che succede anche al sud. Festa della Repubblica con il sole, ad eccezione di qualche piovasco previsto sulla Sardegna, di qualche addensamento tra Campania e Calabria tirrenica. Mercoledì, tempo buono nel corso del pomeriggio, qualche temporale in montagna, temporale di calore. Giovedì, con l'arrivo della perturbazione al centro-nord, il tempo rimane ancora discreto al sud. Qualche pioggia è prevista sulla Sardegna, venti forti da sud dai quadranti meridionali, ma tutto sommato soleggiato e piuttosto caldo, in particolare tra la Sicilia e la Bassa Calabria, punte anche di 33 gradi all'ombra tra giovedì e venerdì. Queste le nostre informazioni meteorologiche e questo l'inizio di giugno. A più tardi. Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri. Per tornare tutti insieme a sorridere. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani.